Sull'appuntamento di ieri a Sala Comacina, la nostra inviata Ilaria Tettamanti ha intervistato il deputato leghista comasco Nicola Molteni. Sentiamo. Onorevole Molteni, l'ha detto anche stasera qui il segretario federale Maroni, la Lega non è contro l'Europa, non vuole uscire dall'Europa, ma è contro questo tipo d'Europa. Un'occasione questa con l'incontro dei giovani fiamminghi per ribadirlo. Sì, questa è la serata di oggi, è stata l'ennesima occasione, l'ennesimo momento per ribadire che noi non siamo contro l'Europa, ma siamo contro questo tipo di Europa, l'Europa delle banche, l'Europa dei tecnocrati, l'eurocrazia. Noi siamo per un'Europa dei popoli, un'Europa dell'integrazione tra popoli. Credo che oggi si sia sancito ulteriormente questo patto federativo con altri soggetti che la pensano come noi. Quindi la battaglia per un'Europa diversa continua. Dal punto di vista della giustizia è possibile secondo lei anche fare questo? Ma sarà possibile nel momento in cui il nostro sistema diventerà un sistema in cui vi è un sistema giustizia che funziona. Oggi l'Italia, complessivamente parlando, è un sistema che, dove il sistema giustizia è il 158esimo posto al mondo come efficienza e come funzionalità. Io credo che per poter essere competitivi con gli altri dobbiamo prima di tutto recuperare l'efficienza del nostro sistema giustizia. A proposito di giustizia c'è però un caso che tiene ancora banco, il caso Kazako, per la Lega ancora non è chiuso? Per noi il caso rimane aperto, rimane apertissimo e vogliamo tenerlo aperto, tant'è che abbiamo presentato due proposte di legge per chiedere una commissione di inchiesta parlamentare. Su questa vicenda c'è stato imbarazzo, un grandissimo imbarazzo da parte del governo, una grandissima dimostrazione di incapacità e di inefficienza, per cui noi lo terremo aperto perché vogliamo che ci sia chiarezza su una vicenda che ha lati oscuri ancora da determinare. Che anche la moglie avrebbe richiesto lo status di rifugiato. Sì, ogni giorno che passa si palesano situazioni, incapacità, inefficienze, incongruenze. Credo che quanto riferito da Letta, da Alfano, poi credo che non siano la dimostrazione, la certificazione che questo caso deve e può essere chiuso per il nostro paese, il motivo per cui noi abbiamo presentato questa commissione d'inchiesta per fare chiarezza completa. È indebolito secondo lei questo caso? Il governo è stato indebolito da questa vicenda? Questo è un governo già debole, questa vicenda insieme a tutte le promesse che sono state annunciate non mantenute, la dimostrazione e la richiesta di un tagliando al governo non è nulla di più che la certificazione che questo governo sino ad oggi ha fallito. Tante promesse, tante buone intenzioni, nessuna soluzione certa. Ed è per questo che noi continueremo a fare opposizione durissima a questo governo farlocco.